Sull'asfalto così non sporchiamo il pullman. Lui sta qui adesso. Allora, chi vuole scendere, ci fermiamo una mezz'oretta, entriamo in paese, facciamo un giretto, chi vuole bere ancora un caffè, dopo rientriamo, va bene? Perché in pratica la visita inizia alle 8, però noi ci dobbiamo trovare alla biglietteria, che è proprio lì di fronte al locale, quindi non è che dobbiamo spostarci, almeno alle 8:15, perché ci devono dare i caschetti, tutte queste cose qua, quindi ci dobbiamo preparare. Come al solito il problema è sempre il numero di persone, insomma il nostro gruppo veramente è grande, quindi penso che manderanno anche più di una guida, perché non credo che ci sia una guida sola per tutti e 54, però questi particolari non li so, perché per le prenotazioni si tratta col sistema museo di Terni e quindi è un ufficio, quindi non so esattamente qui come funzioni. Grande o piccola? Che cosa ce l'ho grande o piccola? Ce l'ho piccola, lei mi sentiva bene.
vado qua. Ma con queste luci sparano. Ma sono tutti grandi. Ti metti il cappuccio? Ma l'ho messo più cappuccio, è grande proprio di anche stringere tutto come l'ha stretto lei. Ha la testa troppo piccola. Ho la testa piccola. Ciao Mari! Dalle Braghe! Dalle Braghe! Ma lei non mi conosce, dalle Braghe a qua? Sì! Ma tu sei con noi? Sì! E puntiamo diritto al... Non lo dico perché è stato qui. Non ci fermano più! Mia gara! Che spettacolo! Ma non credo che noi prendiamo la barca. No! Ce la prendiamo. Siamo. Ma è tutta una sorpresa. Con la sorpresa prendiamo la barca. Ma adesso la barca. Ecco, dai. Ma non prendiamo niente. Il mio gruppo... Ah, io mi tolgo da io. Che tipo che è quello? Questo tipo spiano. Andate. Io mi chiamo Monia, buonasera a tutti e ben arrivati alla Cascata delle Marmore e benvenuti anche in Umbria, anche se qualche giorno che sarete qua ci stavo già. Allora, noi qua siamo... Che mi hai dato un cazzotto sulla crapa? Ma veramente crapa? Sei stata tu a entrare lì. Quasi. Scusi, senta, si può mettere in mezzo perché certo. Dietro non sentono, sì, così sentiamo sì, tutti. Se poi vi mettete intorno sì, a me almeno. Così sentiamo tutti, facciamo il cerchio. Così però vi do le spalle. No, per niente, la voce. Ah, ok, perfetto. Allora, ci siamo fermati qua prima di arrivare in cascata perché noi quando ci avviciniamo è difficoltoso un po' ascoltarci. Parlare. Sì, parlare ed ascoltarci perché c'è molto rumore che già sì. Iniziate a sentire di qua. Allora, intanto, la Cascata delle Marmore. Geologici, parliamo del Pleistocene, il fronte della cascata, cioè il fronte di cadute delle acque del fiume Velino nel Nera, era molto più ampio. Adesso ovviamente si fa più il buio, si vede poco, ma se voi guardate in alto si vede questo fronte con gli alberi e in alcuni punti è scoperto, se vedete ci si vede quella roccia bianca. Quindi il fronte della cascata era molto più ampio, quindi era tutta quella la rupe di roccia che noi vediamo qua. E non era conformata come la vediamo adesso, erano tutti piccoli salti, no, che, e l'acqua da lì scendeva quindi ed andava nel Nera. Con il passare ovviamente dei millenni, i depositi di carbonato di calcio, quindi lasciati dall'acqua, hanno creato questo fronte, questo alto muro che noi vediamo da sotto, che è appunto fatto di travertino, che è una roccia sedimentare acquilina che si forma per deposito di carbonato di calcio, quindi l'acqua cioè il carbonato di calcio contenuto nell'acqua, mano a mano si è depositato
ed ha alzato questo alto fronte fino a non far più cadere, quindi a creare questo muro ed evitare quindi la discesa dell'acqua da sopra, quindi dalla piana Ariatina fino alla Valle Dominiera, quindi alla Valle Rina. Arriviamo quindi poi in tempi storici, siamo nel 261 a.C. quando i Romani conquistano l'antica Sabina, quindi il territorio sovrastante. Quel territorio, quindi l'altopiano ariatino, era in precedenza una grande palude, un acquitrino, perché l'acqua del fiume Velino stagnava, quindi si fermava e andava ad allagare tutta la pianura. Il console Curio Dentato ha quindi questa idea di bonificare l'area sovrastante per renderla ovviamente vivibile, abitabile e soprattutto coltivabile, e crea il cosiddetto cavo curiano, cioè scava nella rupe di Tramontino un grande canale lungo oltre un chilometro che ha permesso quindi di defluire nell'acqua da sopra, dalla piana Ariatina, verso il fiume Nera, e quindi bonificando quindi la pianura sovrastante, che è diventata poi ovviamente coltivabile e abitabile, tanto che nascono poi le città sovrastanti, diciamo. Quindi la grande opera idraulica fatta dal console Curio Dentato, cioè anzi finanziata, programmata dal console Curio Dentato, quindi permette la bonifica del fiume e della piana Ariatina. L'acqua inizia a scendere, considerate che quella che noi vediamo, poi vi dirò anche perché, è una portata controllata, cioè abbiamo di circa 18 metri cubi al secondo che scendono, che è in caduta per 165 metri. La portata normale, se non fosse controllata, diciamo, il flusso dell'acqua sarebbe anche di 20 volte, cioè, maggiore rispetto alla piana che vediamo adesso, quindi immaginate voi la potenza, anche se poi anche adesso insomma, è molto bella costante l'acqua che scende, però immaginate che cosa succede 20 volte di più, tanto da causare dei problemi nella valle sottostante, perché l'acqua che cadeva così profondamente si può scavare, anziché scendere quindi per il corso naturale del Nera, iniziava anche, si straripava e risaliva lungo il fiume Nera, allagando anche i paesi sovrastanti. Quindi abbiamo documenti storici che attestano delle grandi diatribe fra le popolazioni sovrastanti, quindi della piana superiore, e quelle inferiori per la gestione di questo flusso d'acqua. Con la caduta dell'Impero Romano, il cavo curiano non viene più manutentato, quindi che succede? Che piano piano il travertino continua a formarsi, quindi si alza di nuovo il muro di travertino e viene riallagata la piana sovrastante. Ma nel frattempo, con la caduta dell'Impero Romano, le popolazioni si erano già spostate dal cosiddetto accastellamento, quindi già si erano spostate sulle alture perché ovviamente erano luoghi più sicuri per ripararsi, quindi anche per quindi vanno a vivere nelle alture e abbandonano, diciamo, quella che è stata la piana per la bonifica. Dal XIV secolo in poi riniziano invece le opere di bonifica della piana sovrastante. Ci sono molti interventi riapertura di cavi, cioè di questi canali, per far defluire l'acqua nella parte inferiore. I più importanti, che sono quelli che caratterizzano anche la cascata per come la vediamo adesso, sono due. Uno fatto nel 1601 che ha commissionato da papi, questi poi gli interventi successivi vengono commissionati da papi romani, ovviamente. Per quale motivo? Perché quando c'erano i momenti di piena, no, e se l'acqua non era controllata, la piena del fiume Nera arrivava nel Tevere fino ad allagare Roma, ovviamente, quindi erano molto interessati al controllo del flusso dell'acqua. E nel 1601 viene costruito, cioè viene riscavato dopo altri tentativi di cavi laterali, canali quindi laterali, viene invece riscavato il cavo curiano, che è quello che veniamo in uso attualmente, cioè quello che noi vediamo dove scende veramente l'acqua della cascata è il cavo curiano, quindi il primo cavo curiano. L'altro intervento importante è stato fatto invece alla fine del 1700, quando è stata anche costruita la specola, che è una casetta di belvedere che adesso si intravede perché è buio, no? Che è sopra il fatto della cascata, e viene costruito il cosiddetto taglio diagonale, cioè un taglio del travertino che è fatto diagonale.
diciamo, le bellezze classiche, sì, del nostro territorio naturali, quindi animali, e diventa poi nel periodo romantico proprio l'emblema del romanticismo, cioè tanto che Byron la chiama orribilmente bella, cioè bella perché ovviamente è uno spettacolo bellissimo, però orribile perché fa paura, perché c'è questo, si percepisce proprio la potenza dell'acqua, che scende, la forza dell'acqua, che potrebbe essere anche distruttiva, ovviamente, anche pericolosa. Certo. Che l'acqua non la ferma nessuno, allora, il fuoco lo fermi, ma l'acqua non la ferma. Infatti, sì, poi magari ve ne parlavo dopo, comunque vi anticipo che l'acqua della cascata delle Marmore viene utilizzata per una centrale idroelettrica, perché poi dall'Ottocento inizia lo sfruttamento anche industriale del territorio. Bestiale! Sì! Ma a me non vengono, insomma, le vecchie. Ma non... Vero? È difficile che vengano, perché c'è poca luce. Che bello! Bello veramente! Chi vuole magari mi ascolta. Allora, a proposito di Lord Byron e quindi degli intellettuali del Grand Tour e poi di tutti gli artisti, tra appunto loro, insomma, che hanno rappresentato la cascata, ovviamente prima non era, cioè, chi si piazzava.
i primi uccisi, le prime famiglie che sfruttano la forza motrice dell'acqua, quindi le istituzioni erano malate, che è il principio del mulino, quindi queste grandi ruote che mandavano, le macchine delle industrie. Grazie anche alla presenza, come detto, dell'acqua, cioè di quest'acqua e quindi del fiume, si inizia a riflettere sul termine come città industriale e anche come utilizzare l'acqua a scopo di differenza. Non lo faremo mai.
tanto... Hai visto un raspo? Un rospo. Ci sono anche i rospi. Bello! Ho paura anch'io allora. No, ma se lo baci diventa un principe. Sì, l'ho visto. Pensa che è 20 volte meno del normale, di quello che potrebbe essere. Attenzione, qua dentro, eh?
Stai ancora qua, non ti fanno salire più. Mi sa che da lì scendiamo. Secondo me di giorno e mezzo. Ah, cioè, di notte è molto suggestiva, però secondo me la visita notturna va fatta già quando hai fatto il giorno. Sì, perché comunque è molto bello anche di giorno, perché è molto verde, ci sono prima da vegetali, guardare tutto, non puoi mettere i piedi, certo. Una parte dell'acqua su un canale laterale e che la fa scendere un pochino più a valle per evitare il deflusso. Poi il flusso, diciamo, infatti è staccata dalla cascata principale. Andiamo. No. Alle 9 la chiudo. Non avevo capito. Quindi che ce n'è molta meno adesso. Sì, infatti l'avevo notato, ma non avevo capito che proprio oggi non che la chiudono. Io pensavo chiudesse qui il turismo, non la...